L'energia da fusione rappresenta la prossima frontiera per la produzione di energia in grande quantità con bassissimi problemi ambientali, che supererà tutte quelle che sono le problematiche attuali della attuale generazione di energia da fissione atomica, e soprattutto ridurrà anche l'impatto della generazione di energia da fonti termiche, in particolare da fossili. Per sapere quelli che sono i scenari di questa energia, ne parliamo con la professoressa Paola Battistoni, responsabile dell'Enea del centro fusione. A tra poco. Cari amici di Vivitalia TV, benvenuti alla nuova puntata di Focus da parte di Stefano Elena. Abbiamo in collegamento dagli studi di Milano dell'Enea la professoressa Paola Battistoni, che è la responsabile della divisione fusione Enea, e che ringraziamo di aver accettato il nostro invito. Buongiorno, dottoressa Battistoni. Buongiorno a voi e grazie. E dagli studi di Vivitalia il nostro esperto in comunicazione e analisi politica Gianfranco Merlin. Benvenuto Merlin, bentornato a Focus. Grazie direttore Elena, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Allora, dottoressa Battistoni, lei nei giorni scorsi ha presentato a Bruxelles il progetto DEMO, la nuova centrale, il nuovo progetto di centrale fusione dimostrativa. In cosa consiste questo progetto e soprattutto cosa differisce dalle attuali centrali che sono in costruzione nel basso francese e di ITER in particolare? Sì, quello che è stato presentato nei giorni scorsi a Bruxelles è il progetto per una centrale dimostrativa a fusione nucleare. E vorrei prima di tutto precisare in che cosa consiste la fusione nucleare. Vorrei dire in particolare che si tratta di un processo nucleare, ma che è l'opposto del processo nucleare di fissione che già si usa nelle centrali attuali. Allora, in particolare, nella fusione nucleare si utilizzano nuclei di idrogeno, atomi di idrogeno, si portano a condizioni tali in cui questi atomi di idrogeno possono fondere e generare, produrre in questo modo atomi di elio. L'elio è un gas nobile, un gas non tossico, un gas che si usa normalmente nella vita comune. In questo processo si libera una grande quantità di energia. Nel processo opposto della fissione, che è quello già utilizzato nei reattori esistenti, al contrario, grandi nuclei come quelli di uranio, in condizioni particolari, si rompono in nuclei più piccoli, e anche in questo processo si genera una grande quantità di energia. Ecco, la fusione è il processo che che alimenta le stelle, che alimenta il nostro Sole. Cioè, la potenza generata dalle stelle e anche dal Sole è generata da processi di fusione nucleare. All'interno del Sole ci sono le condizioni per cui l'idrogeno si fonde e si genera elio. E la differenza sostanziale, mi scusi, è che in questo processo di fusione si genera molta meno radioattività di quella che invece accade nelle centrali odierne a fissione. Allora, nei processi di fissione si generano prodotti radioattivi. Nei processi di fusione non si generano scorie radioattive. Tuttavia, nel processo di fusione viene generato un neutrone che, interagendo con i materiali, con gli acciai che formano la camera in cui avviene la fusione nucleare, ecco, questi acciai diventano radioattivi. Uno degli scopi, poiché la fusione si presenta, diciamo, sulla carta come una tecnologia assolutamente pulita, uno degli scopi della nostra ricerca è quello di ridurre anche questa radioattività indotta sui materiali, sviluppando dei materiali, degli acciai in particolare, o dei metalli, che presentano una bassa radioattività indotta e la cui radioattività decada nel giro di un secolo e mezzo, e non richieda depositi geologici permanenti. Ecco, questo è un filone importante della nostra linea di ricerca. Ecco, dicevo quindi una ricaduta ambientale decisamente migliore rispetto all'attuale sistema di produzione da energia nucleare, se non sbaglio. Sì, assolutamente sì, questo è il nostro obiettivo. Prego.
Dunque, dicevo che il programma che è stato presentato l'altro giorno a Bruxelles è appunto quello di realizzare il primo reattore dimostrativo a fusione. Ecco, questo è, diciamo, una tappa di un percorso che noi stiamo percorrendo da molti anni e che ci ha portato al punto di poter realizzare sulla Terra quelle stesse condizioni o condizioni simili che si hanno all'interno delle stelle. Io vorrei rendere è come dire l'idea di quanto sono proibitive queste condizioni. Per ottenere la fusione dell'idrogeno, noi bisogna scaldare un gas di idrogeno a 150 milioni di gradi. Occorre tenerlo, in queste condizioni, confinato in un volume all'interno di una camera di reazione, in maniera tale che il gas a questa temperatura non tocchi le pareti della camera di reazione perché le fonderebbe. Ecco, in questa fotografia, per esempio, nella parte sinistra della fotografia si vede l'interno di un esperimento a fusione nucleare che si chiama JET, è l'esperimento europeo a cui lavorano circa 400-500 scienziati europei, tra cui anche molti italiani. Nella parte sinistra si vede. In realtà non si vede al centro della camera, c'è un gas che è totalmente trasparente perché si trova a 150 milioni di gradi. Si vede soltanto la parte illuminata, è la parte, diciamo, il bordo di questo gas meno caldo che è in contatto con la parte, diciamo, inferiore della camera di reazione. E qua riusciamo a vederlo in un film che ha fatto. Certo, in questo caso il gas a 150 milioni di gradi non si vede perché è otticamente trasparente, ma si vede solo la parte in cui questo gas, il bordo, diciamo, del gas meno caldo, a diverse migliaia di gradi, tocca le pareti della camera. Ecco, noi dobbiamo riuscire a tenere queste condizioni di un plasma, di un gas, di idrogeno a queste temperature, confinato in un volume ben preciso, dobbiamo riuscire a mantenerlo e a controllarlo per tempi lunghi. Il grande risultato dell'anno scorso a JET è che siamo riusciti a ottenere queste condizioni producendo 11 megawatt di potenza di fusione per tempi lunghi, e poi dirò quanto lunghi. E tanto per dare un'idea, 11 megawatt di potenza, se trasformata in potenza elettrica, avrebbe alimentato alcune, diciamo, migliaia di utenze domestiche. Siamo riusciti a farlo solo per 5 secondi, semplicemente perché la macchina JET in cui questo risultato è stato ottenuto è limitata a 5 secondi. Però se siamo riusciti a farlo a JET, riusciremo a farlo in ITER per tempi molto più lunghi, perché la macchina ITER, cioè il nuovo reattore sperimentale in costruzione in sud della Francia, potrà lavorare fino ad un'ora, cioè potrà Però, avere degli dottoressa, input. Prego. rispetto a quelle che sono state le attività, diciamo, fino adesso di ricerca che viene mostrato in questo grafico qua, quella linea nera, l'ultima macchina ha avuto un picco di potenza molto più alto rispetto alla precedenza. Quindi c'è stato un passo in avanti rispetto allo sviluppo della tecnologia per produrre molta più energia rispetto a prima. È un nuovo record, l'hai detto giustamente, è un nuovo record di potenza, quindi sono state migliorate le condizioni e si è ottenuto un risultato migliore rispetto a quello precedente. Questo è, diciamo, molto importante. Come dicevo, 5 secondi possono sembrare pochi, ma i processi di fusione tendono a spegnersi in tempi rapidissimi, se non adeguatamente sostenuti e controllati. E in questo è il primo elemento di sicurezza della fusione. La fusione è una tecnologia estremamente sicura perché in ogni momento all'interno della camera di reazione si trova non più di qualche grammo di idrogeno. E questo gas di idrogeno viene continuamente immesso ed estratto, cioè c'è un flusso, diciamo, di gas di idrogeno, e interrompendo questo flusso, diciamo, la reazione si interrompe immediatamente. Quindi questo è un primo elemento di sicurezza nell'operazione di un reattore a fusione. Mentre in un reattore a fissione tutto il combustibile in quantità dell'ordine della tonnellata viene caricato all'interno, del reattore,
Nella fusione, no, come dicevo, c'è un flusso continuo e all'interno del reattore in ogni momento c'è solo qualche grammo di gas. Poi, dottoressa, si Dottoressa. dice che, scusa una cosa, si dice che quello per far funzionare l'energia della fusione basta il contenuto di quello che potrebbe essere una bottiglia d'acqua, ovviamente non riempita d'acqua, ma riempita di idrogeno a questo punto. Assolutamente. Quando invece, bene o Assolutamente. male, nel campo delle centrali nucleari tradizionali, bisognano tonnellate e tonnellate di uranio-235 più altre tonnellate di moderatori, piombo, grafite, boro e quant'altro per cercare di tenere sotto controllo la reazione nucleare stessa. Assolutamente sì, l'energia prodotta per unità di massa, nel caso della fusione, 5 milioni di circa 5 milioni di volte più grande rispetto a quella prodotta dai combustibili fossili, per esempio. Questa è una proprietà. Per Impressionante. esempio, Impressionante. nel caso del record di JET, quella potenza di 11 MW per 5 secondi, circa 59 MJ, eccetera, è stata prodotta con una piccola frazione di milligrammo di idrogeno, 0,17 milligrammi di idrogeno. Ci Incredibile. sarebbe voluto un chilo di gas per produrre la stessa energia, Impressionante. con l'immissione in atmosfera, questo è importante, di alcuni chili di CO2. Mentre nel caso della fusione non si produce CO2, non si produce anidride carbonica. Quindi questo è l'altro elemento che rende estremamente interessante la fusione. La fusione non è una tecnologia che produce gas serra, non produce CO2. Dottoressa, prego, Ciao. Merlin. No, volevo fare una domanda un po' più, cioè cercare di concretizzare un attimo il discorso. Lei, ho capito che ci sono tanti passi ancora da fare, la ricerca dei materiali e tutto quanto, ma in realtà, proiettando nel futuro la realizzazione di queste centrali, le dimensioni sono uguali, identiche alle centrali nucleari, il posizionamento deve essere vicino all'acqua, vicino al mare, e come vengono, cioè ci spieghi come potrebbe in proiezione essere applicata, poi realizzarsi, ecco, questo tipo di centrale? Sì, allora, intanto devo dirle che non è facilissimo rispondere perché ancora non siamo al punto di poter ottimizzare, diciamo, non sappiamo ancora esattamente come sarà una centrale, a fusione. La strada più semplice per ottenere la fusione è di avere un reattore grande, non so se avete qualche fotografia di ITER. ITER è un reattore la cui camera di reazione ha 1000 metri cubi, di circa 1000 metri cubi. Quindi è un reattore molto La presentazione di ITER, praticamente. grande. No, questo è ancora JET. Ah, Questo certo, ho è capito. ancora JET all'esterno, dove la macchina praticamente non si vede perché è coperta dai vari sistemi diagnostici, sistemi di riscaldamento e così via. La strada più facile per ottenere la fusione è quella di avere un reattore grande, e perché avere un reattore grande significa raggiungere più facilmente le condizioni per la fusione, cioè un gas di idrogeno molto caldo e anche che si mantiene, diciamo, che si riesce a confinare più facilmente. Ma questa non è, diciamo, stiamo ancora. Non siamo ancora al punto di ottimizzare, no, il reattore. Prima lo vogliamo vedere e poi sicuramente lo ottimizzeremo. E devo anche dire però che DEMO è la strada che diciamo la ricerca pubblica europea sta seguendo, ma ci sono tantissime iniziative in questo momento sulla fusione. Vi dico per esempio che ci sono quasi 50 start-up private al mondo che lavorano alla realizzazione della fusione, che hanno, credo, raggranellato quasi 5 miliardi di dollari e stanno anche loro lavorando, magari su approcci un po' diversi che possano portare a reattori più semplici, a reattori più piccoli. Naturalmente nella loro ricerca c'è più, rischio. Mentre nella strategia che abbiamo seguito noi cerchiamo di, come dire, seguire, di avere delle tecnologie più consolidate, diciamo ci sono approcci diversi, e
Per cui è difficile in questo momento per me poter dire quale sarà la dimensione del reattore. Quello che... è importante essere vicino al mare, vicino a fonti di acqua per il raffreddamento l'acqua. Oppure no? Sì, volta? Certo, ci vuole l'acqua perché il reattore va raffreddato, questo sì. Però, come tutti gli impianti che producono energia hanno bisogno sempre di mantenere l'equilibrio della produzione tra raffreddamento e produzione da questo punto di vista. Però sì. il discorso fondamentale al giorno d'oggi è che fino adesso abbiamo cercato di fare sempre centrali, impianti sia termici sia anche nucleari di taglia intorno ai 1000-1200 megawatt con notevoli ripercussioni anche dal punto di vista di sicurezza sul territorio. Forse la strategia da portare avanti nel futuro sarà quella di fare impianti più piccoli, magari modulari, in modo tale se per caso ce ne fosse qualcuno che va fuori servizio per questioni di manutenzione straordinaria o per un problema, si ha la possibilità di mettere in batteria gli altri e soprattutto nel caso di piccoli impianti c'è anche minore necessità di raffreddamento, perché pensiamo semplicemente adesso con la carenza di acqua anche nei corpi idrici dei fiumi, tante centrali idroelettriche e termiche che sono poste lungo l'alveo del Po lavorano a regime ridotto, se non addirittura sono dovute andare in fuori in legge, proprio perché non riuscivano neanche più a pescare l'acqua per raffreddamento. E questo è veramente impressionante. Certo. Anche volevo chiedere, il processo si può interrompere facilmente rispetto al nucleare classico? Assolutamente, basta interrompere l'immissione di idrogeno nella camera. Questo penso che sia... Chiudere la valvola, chiudere il rubinetto e si chiude e si inferma immediatamente. Cioè, noi abbiamo dentro la camera un gas che influisce, cioè che va continuamente, deve essere immesso ed estratto, immesso ed estratto, immesso ed estratto. Perché questo? Perché man mano che si fanno queste reazioni di fusione, si consuma l'idrogeno e si forma l'elio. Quindi per questo motivo il flusso di gas va continuamente ricambiato, no? Quindi c'è un continuo influsso di idrogeno e poi viene estratto il gas in cui si è formato l'elio. Quindi fluisce. Allora basta chiudere il rubinetto, non fluisce più niente. E questo è un enorme vantaggio anche per la sicurezza, no? Sì, appunto, questo è un elemento di sicurezza, però io diciamo... Il punto è questo, secondo me. Questa è una tecnologia sicura, e questo lo abbiamo detto, non produce gas serra. Dal punto di vista dei combustibili... specifichiamo, non induce la proliferazione nucleare, che è l'aspetto negativo connesso con l'energia nucleare, per cui dall'energia nucleare, tra virgolette, da uso civile, è facile fare il passettino ulteriore con uranio arricchito o con i sottoprodotti della fissione nucleare, come il plutonio, fare armi nucleari, e questo è il problema grosso connesso con le centrali nucleari. Viceversa, con la centrale a fusione non c'è nessun sottoprodotto, non c'è nessun derivato che possa essere utilizzato per poter fare bombe, ammesso e non concesso che uno non vada a fare la bomba a idrogeno, però quella è un altro paio di maniche. E c'è un altro aspetto estremamente importante, ed è quello dei combustibili. Noi sappiamo bene oggi qual è il problema dei combustibili. L'Europa ha un problema di dipendenza energetica dall'estero. Quindi il nostro problema è non produrre gas serra e non dipendere dall'estero. Allora, noi abbiamo visto che con la fusione le quantità di materiale che si consumano sono veramente piccole sulle scale dei miliardi di metri cubi di gas che dobbiamo importare da fuori. Allora, quali sono i combustibili della fusione? Così abbiamo detto che è l'idrogeno, ma l'idrogeno noi non possiamo usare proprio l'idrogeno come il sole, dobbiamo usare due specie di idrogeno, una delle quali, il deuterio, si trova in acqua e basta ottenerla dall'acqua e quindi è ampiamente disponibile. L'altra specie, il trizio, non esiste in natura e va ottenuto a partire dal litio all'interno del reattore in un ciclo chiuso. Quindi l'altro vero combustibile della fusione, oltre all'acqua, diciamo, è il litio. Allora la domanda che spesso mi fanno, il litio, anche quello è un materiale raro. Però, diciamo, per mandare avanti una centrale da 1000 megawatt a fusione, servono alcune tonnellate di litio.
E vi faccio presente che mi pare che in una batteria per un'automobile elettrica ci siano già 10 kg di litio, dagli 8 ai 10 kg di litio. Quindi per mantenere una Anche di più, dottoressa, anche di più, perché qua. avanti una centrale a fusione per un anno di 1000 megawatt, basta il litio che c'è nelle macchine, nelle automobili di qualche centinaio, scusate, di qualche centinaio di automobili. Quindi anche qui, diciamo, i materiali sono assolutamente alla portata dell'Europa e la fusione aiuterebbe tantissimo a raggiungere l'indipendenza, diciamo, energetica, l'indipendenza dall'estero. Certo, perché anche il problema dell'uranio, che per chi utilizza le centrali atomiche, in particolare la Francia e in particolare la Germania, anche se la Germania adesso è in via di dismissione, deve importare il materiale da produttori stranieri, che sono Stati Uniti, alleato, sono l'Australia, anch'essa alleata, Cina e Russia. Questi sono i grandi produttori di uranio, tra virgolette, commerciale per le centrali atomiche. Ci sono altre realtà che stanno andando sul mercato del carburante uranio, che è come l'Iran, però l'Iran c'è il problema della proliferazione nucleare perché è fortemente indiziato di voler cercare di fare la bomba atomica in modo di essere in funzione di deterrente per gli equilibri geopolitici con Israele. E lì apriamo un altro fronte che è meglio forse non aprire in questo frangente, perché altrimenti scoppiamo un vaso di Pandora. Però, professoressa, dimmi, Merlino. No, io volevo fare una domanda un attimino un po' più politica, con un taglio politico. Se la senti di darmi una risposta, insomma, perché lei chiaramente ha un'altra angolatura, lei è immersa nelle problematiche scientifiche, però lei sa che lei sta andando in questa direzione per cercare di creare energia più sicura rispetto al nucleare. Ci sono state delle forze politiche, a parte i Verdi, soprattutto la parte sinistra delle forze politiche, che hanno completamente chiuso a livello ideologico con il nucleare. Adesso mi sembra, e abbiamo fatto anche un'intervista ieri a Demenek, che è un parlamentare del PD, che ci ha detto completamente un'altra storia. Ha detto che in prospettiva al vecchio nucleare avevano detto no, non se ne parla nemmeno, però a un qualche cosa di nuovo e di innovativo se ne può parlare. Lei vede un cambiamento da parte delle forze politiche di mentalità che vi lasciano andare volentieri in questa direzione? Guardi, devo dirle che per quanto riguarda la fusione abbiamo sempre avuto supporto, diciamo la fusione ancora, come ho detto fin qui, è in fase di ricerca, è vicina alla maturità, ma non è ancora una tecnologia matura. E abbiamo sempre avuto supporto, in particolare abbiamo sempre avuto finanziamenti anche dalla Commissione europea, dall'Unione europea. E c'è supporto in tutti i paesi europei, abbiamo visto supporto a questa linea di ricerca. Questo non stupisce perché, guardi, diciamo, noi avremo sicuramente nel nostro futuro una maggiore penetrazione delle rinnovabili, e questa è la strada giusta da seguire, però noi oggi non possiamo sapere se le rinnovabili saranno in grado di coprire completamente il fabbisogno energetico di una società che tra l'altro sarà sempre più elettrificata, no? Quindi noi non possiamo oggi rischiare di chiudere o di ignorare una tecnologia come quella della fusione che ha i vantaggi che ho detto fin qui, cioè tutti i vantaggi della sicurezza, del bassissimo impatto ambientale, perché non si tratta di estrarre in miniera grandi quantità di materiali che pure hanno un impatto ambientale. E inoltre, oltre a tutto questo, ha anche, diciamo, le proprietà di essere una fonte di energia continua e che quindi è necessaria per integrare quelle rinnovabili che sono soggetti non solo alle variazioni meteorologiche, ma qualche Che è volta anche a quelle
climatiche che sono in questo momento imprevedibili. Che è il problema di fondo del sistema energetico, di mantenere l'equilibrio, diciamo, tra la domanda e l'offerta, perché come è noto l'energia non si può accumulare, bisogna sempre produrla quel tanto che c'è richiesto nella rete, e quindi bisogna sempre continuamente modulare. E quando bene o male c'è di notte che i pannelli solari non funzionano, o quando c'è la calma del vento, bisogna sempre avere qualcosa di pronto da fare, da girare il pulsante e far partire nel giro di pochissimi minuti la produzione, che può essere l'energia idraulica delle centrali idroelettriche, ma soprattutto anche di quelle di turbogas, che al giorno d'oggi sono la soluzione più conveniente, più economica e efficiente dal punto di vista energetico della produzione. Però il discorso, diciamo, della fusione apre anche uno scenario, diciamo, di quelle che sono le ricadute tecnologiche sul sistema della ricerca e dell'ingegneria nazionale, perché a differenza di altre filiere, sulla fusione l'Italia è messa, mi sembra, piuttosto bene, con molte capacità anche di frontiera di produrre pezzi importanti del settore. Mi sbaglio? Assolutamente no, non sbaglia, questo è verissimo. Nel nostro programma di fusione, particolarmente noi italiani siamo stati piuttosto bravi, devo dire, abbiamo sempre coinvolto, diciamo, cercato di coinvolgere l'industria in maniera che crescesse, diciamo, su quelle tecnologie che sono importanti e poi che saranno importanti per la realizzazione del reattore a fusione. E quando si è arrivati a costruire ITER, cioè la centrale sperimentale che sta in Francia, ecco, lì la costruzione di ITER è cominciata intorno al 2007-2008. A quel punto, diciamo, l'industria italiana, e da lì in poi, diciamo, non solo nel 2008, è stata in grado, grazie a tutta questa attività anche di preparazione e anche per il fatto che l'industria, sebbene il nucleare sia stato abbandonato in Italia, ma insomma alcune industrie hanno continuato a collaborare con progetti stranieri, l'industria italiana è stata bravissima e diciamo, ha avuto quasi, credo, il 40% delle commesse europee per la costruzione di ITER. Cioè in Italia sono tornati 1,8 miliardi in commesse per la costruzione di ITER all'industria italiana. Quindi questo noi riteniamo che sia un grande successo, prima di tutto economico, ma anche che mostra la capacità tecnica della nostra industria di competere, di partecipare, di competere in questi progetti che sono contenuto tecnologico elevatissimo. Mi levi una curiosità, ma in pratica cos'è stato commissionato in Italia? Non so, gli acciai speciali a Brescia che hanno trovato degli acciai particolari o tecnologia, non lo so. Mi aiuti un attimo a capire. La camera da vuoto. La camera a vuoto, cioè che quella camera che abbiamo visto anche quel sistema toroidale, praticamente la camera, metà della camera a vuoto, perché poi i magneti di contenimento, poi i supermagneti, dunque la camera a vuoto è un lavoro, diciamo, una fabbricazione meccanica di altissima anche tecnologia, perché deve rispondere a dei requisiti di sicurezza molto molto elevati. Poi sono stati fabbricati in Italia metà dei magneti superconduttori, anche questa è una tecnologia estremamente come dire, complessa, perché si è trattato di costruire dei magneti che sono alti 14 metri, con delle precisioni che sono sotto il millimetro di costruzione, perché i campi magnetici generati devono essere perfetti, senza alcuna diciamo incertezza. E poi diciamo, l'ultimo contratto che è stato dato per l'assembly, cioè per l'assemblaggio dei grandi componenti del reattore sul sito in cui appunto il reattore deve essere costruito. Ma sono state tantissime un'altra cosa che vorrei citare sono i sistemi di riscaldamento. A Padova è stata realizzata una test facility, diciamo un'infrastruttura in cui viene provato un sistema di riscaldamento a fasci
di neutri veloci che devono essere iniettati con grande precisione e grande velocità all'interno della camera da vuoto. Quello del consorzio RFX, se non sbaglio, no? RFX. Poi in Enea abbiamo sviluppato la tecnologia, prima di tutto abbiamo sviluppato la tecnologia e adesso insieme all'industria concorriamo per realizzare quei componenti del divertore di ITER che sarebbero l'analogo di quei componenti dentro jet dove si vedeva la luce, cioè dove si va a scaricare la potenza di fusione. Con dei flussi di calore, come dicevo, che sono pari a quelli sulla superficie del Sole. Quindi lì bisogna realizzare dei componenti con dei materiali, con delle tecniche di giunzione che abbiamo sviluppato noi in Enea, avanzatissimi e molto, molto, diciamo, innovativi, che siano in grado di resistere nel tempo per ore e ore e ore in queste condizioni. Le temperature di funzionamento all'interno di una camera di combustione si avvicinano ai milioni di gradi, cosa che pone problemi tecnologici per evitare la fusione di materiali, perché non devono entrare assolutamente in contatto. E da qui si parla di confinamento magnetico, invece che essere un confinamento fisico. 150 milioni di gradi, 150 milioni di gradi. Comunque, appunto, dicevo, ITER rappresenta il punto di arrivo di un cammino che è stato fatto tra i laboratori in collaborazione con l'industria per lo sviluppo di queste tecnologie. Quando si è arrivati a costruire ITER, l'industria italiana è stata pronta e preparata, diciamo, per poter concorrere con il successo che ho detto. Io trovo che questo sia veramente un caso di successo di cui noi siamo molto fieri, perché Diciamo, perché sono sempre quelle così. rare volte che possiamo essere orgogliosi di essere italiani, diciamolo Diciamo, per i forte. pannelli solari i soldi sono andati in Cina. Ecco, nel caso della Esatto. fusione, i soldi sono tornati in buona parte in Italia. Bisogna poi che ci sia una politica che assicura la ricaduta di queste cose qua in maniera pratica e che non ci sia semplicemente quelli di dire ma no, non ci piace, le centrali non le vogliamo, no da me, no da te, no da lui e quant'altro, altrimenti non riusciamo mai a fare il classico nulla. Dottoressa, vorrei portarla sulle cose molto concrete, perché negli ultimi tempi si è assistito a una notevolissima accelerazione di quelle che possono essere le potenziali ricadute tecniche e pratiche della fusione. Perché se prima si parlava sempre dopo il 2050, adesso si incomincia a parlare vicino al 2050. In alcuni casi si dice addirittura che potrebbe essere la soglia di utilizzazione concreta di questa tecnologia, addirittura al 2040, forse anche un pelo prima, perché la tecnologia ha fatto dei passi in avanti insperati, ma che danno estremamente delle buone prospettive. Lei su questo aspetto qua, sulle ricadute effettive, quindi sulla messa, diciamo, in rete di una centrale a fusione, che tempistica vede? Come vede questa situazione? Guardi, io diciamo, coordino un'attività di ricerca che è l'attività che in Italia che fa parte di un consorzio che si chiama Eurofusion, a cui partecipano 29 paesi in Europa, più di 50 istituti, 150 entità affiliate e così via. Il nostro programma è un programma. Noi abbiamo una roadmap. La nostra roadmap ci dice che al 2050 saremo in grado di immettere energia elettrica in rete. Forse siamo prudenti, ma abbiamo, diciamo, delle tappe davanti a noi, delle cose da fare che sappiamo bene. Una è quella dei materiali, l'altro è quello del ciclo del combustibile, cioè questa generazione di trizio a partire dal litio che ancora dobbiamo sviluppare. La terzo filone tecnologico molto importante è quello del divertore, cioè di questo componente su cui si va a scaricare la potenza di fusione, che in ITER siamo riusciti a farlo, ma per DEMO la potenza di fusione sarà ancora, il flusso di potenza sarà ancora più elevato e quindi ci servono probabilmente soluzioni nuove. Ecco perché le dico questo, noi abbiamo una roadmap e il nostro target è quello. Potremmo accelerare? Sì, potremmo accelerare se accettassimo più rischi, cioè se dicessimo, vabbè, demo, non sappiamo bene come farlo, però facciamolo e vediamo come va. Questo, diciamo, non è nella nostra
il nostro approccio è forse un po' più conservativo, però come le dicevo, non ci siamo solo noi, ci sono tante iniziative private in giro del mondo, le quali sono, come dire, possono accettare un rischio maggiore, no? Possono arrivare. Maggiormente spinte a recuperare gli investimenti che vanno a mettere dentro nella ricerca. Mettiamola pure così, però questo è un bene, diciamo, noi vediamo questa cosa come un bene, perché può venire fuori qualcosa, lavorando, facendo, studiando, provando, può venire fuori qualcosa che accelera, qualche idea che può accelerare. Però, ripeto, io tendo ad essere prudente perché so quello che manca, so dove siamo arrivati, so che non ci sono ostacoli insormontabili, ma c'è del lavoro da fare. Quindi questo se noi avessimo più soldi, ma soprattutto, guardi, se avessimo più giovani, una merce rara oggi sono anche i ricercatori. I ricercatori, anche in Italia abbiamo grosse difficoltà a Fisici ed trovare ingegneri da questo punto di vista, fisici vero? e ingegneri, perché poi sono i cervelli che fanno Ma c'è la ancora lavoro. la fuga di cervelli gli italiani che vanno all'estero perché sono più gratificati? E Assolutamente sì, sono diciamo, anche più bravi, pare. qualcuno torna, ma noi non abbiamo possibilità, non abbiamo tante possibilità, Dottoressa, abbiamo. ma noi siamo agli soliti, diciamo, contrasti all'italiana, sia nel campo della medicina, sia nel campo di queste qua, della fisica e dell'ingegneria, in cui a livello di paese spendiamo pacchi di milioni per formare delle persone La che formazione, sì. mediamente sono dei bravi tecnici, perché all'estero il medico, l'ingegnere, il fisico ce lo pigliano via, ce lo rubano. Quindi vuol dire che non facciamo dei somari, non produciamo a livello di paese dei somari. Però sono sempre per fare un corso di laurea, quei 10, 15, 20, mi pare che siano 35.000 euro il costo pubblico di un corso di laurea, se non ricordo male. E 35.000 euro che perdiamo, 35.000 euro, e non li mettiamo dentro nel sistema produttivo italiano. E questo è il dramma di chi non sa fare adeguatamente programmazione a lungo termine per poter assicurare la necessità, la ricaduta e soprattutto la messa, diciamo, a terra di tutti quelli Bene, che sono fatti gli bene. investimenti. Direi che stiamo avvicinandoci verso la Sì. fine della nostra puntata. Mi pare che abbiamo fatto un quadro Sì, piuttosto esaustivo io di starei tutto. qua un'altra ora a far parlare la dottoressa, perché è affascinante questo campo qua, È veramente estremamente bello. affascinante, Ecco, estremamente allora affascinante. le faccio un'ultima domanda, che non è una domanda vera e propria, è una curiosità mia. Io da piccolo volevo fare, o se mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, la solita domanda, dicevo o il pompiere o lo scienziato. Perché mi immaginavo che essere scienziato deve essere una cosa entusiasmante. Lei Con che il ha metto a contato. pompiere ti vedevo bene però, eh. Però, ecco, una cosa che le chiedevo, lei è in mezzo a proprio queste persone, lei lo vede questo entusiasmo, che sono mosse dall'entusiasmo della scoperta, queste persone che stanno a fianco a lei? O Sì. lei stessa magari? Assolutamente sì, il lavoro del ricercatore, dello scienziato è un lavoro bellissimo. Qualche volta fanno di tutto per rovinarcelo, perché anche noi siamo, come dire, asfissiati dalla burocrazia e abbiamo tante difficoltà, soprattutto in Italia. Però credo comunque che ci sia sempre l'entusiasmo dei ricercatori. Sicuramente c'è da parte mia, c'è da parte dei miei colleghi. Quando ci sono risultati come quello di JET, è veramente una cosa molto Bene, entusiasmante. bello, bello, bello. Il grosso dei giorni è lavoro faticoso, eccetera, però l'entusiasmo Ma c'è e lei mi ha siamo. detto la burocrazia, se noi avessimo in Italia meno burocrazia, che è un costo, quindi sarebbe a risparmio poi cancellarla via la burocrazia, e avessimo semplicemente la certezza delle risorse che arrivano senza dover andare a fare il giro delle sette sorelle ogni volta per chiedere, anzi per pietire qualche finanziamento, le cose sicuramente potrebbero Guardi, funzionare io ho meglio. lavorato all'estero e ho visto la differenza, c'è una grande differenza e noi veramente C'è abbiamo un più rispetto sistema, per la ricerca, c'è immagino. più rispetto e il ricercatore è più libero, non deve sottrarre tempo al suo lavoro di ricerca, noi dobbiamo sottrarre molto tempo per tante questioni burocratiche che
E magari dire. Spiegare al burocrate di turno il perché di quella spesa che lei va a dire, perché, e fargli capire che perché c'è una ricaduta, quindi la vedo estremamente dura. Comunque io non vorrei scoraggiare i giovani vogliono fare questo lavoro, non vorrei scoraggiare i giovani e soprattutto le giovani donne. No, beh, ma abbiamo detto che c'è l'entusiasmo, quando uno vede l'entusiasmo, a mio parere, deve essere interessante per forza. Io volevo solo concludere con una piccola appunto che faccio al direttore, che lei ha detto che ci rubano tutti quanti i migliori cervelli, però non ci rubano i politici. Vorrei chiedere il motivo. Noi per 10 di maio gli prendiamo un fisico da questo punto di vista. Esatto, facciamo un cambio alla pari. Giusto per alleggerire un po' la trasmissione. Cari amici di Vivitalia TV, anche questa puntata di Focus va a finire. Ringraziamo la dottoressa Battistoni per la sua disponibilità e per la sua capacità anche di spiegare concetti difficili, e speriamo di poterla avere qua prossimamente per un'altra puntata per raccontare ai nostri spettatori quelle che è l'evoluzione di questa tecnologia che sta facendo passi avanti molto veloci. Da parte di Stefano Elena, Gianfranco Merlin e Paolo Battistoni, un saluto e arrivederci alla prossima puntata. Ciao. Arrivederci, grazie a tutti. Arrivederci.